Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccole qua, sono le donne di Tilak. Buongiorno Maria, Lucrezia ed Anna Rosa. Buongiorno e benvenute. Grazie. Oggi è la festa delle donne, auguri a tutte le donne, auguri a tutte voi. Allora, anche stasera, anche a te. Vedili qua. Anche a te che dici oggi no. Oh, auguri, auguri. Voi che fate? Con la mimosa l'ho comprata io, Matteo. Tu sei un tirchione. Io ho comprato questo. No, dipende sempre. Senti, ma le donne non sono venute perché tu devi fare lo spogliarello. Mettiamole così in chiaro. Noi ci avevamo detto. Qua c'è la griglia, ecco, questa è la griglia. Ah, dopo, a proposito, parliamo della busta. Ragazze, questa sera c'è l'evento. Mi fate un po' di spazio, eccolo qua, le ragazze di Gauguin, 8 marzo 2012, presentazione evento, la donna nella storia, proiezione video, voci al femminile, lettura, poesie, bacco in armonia, degustazioni, vini e musica. Al teatro Le Clarisse, piazza dei Galganis, alle 7, ingresso libero, a Monte Sant'Angelo. Ragazze, io non ci vengo perché vengo solo quando si paga. Sì, dovevate fare ingresso a pagamento. Senti, con chi parla? Anna Rosa, avete letto Anna Rosa? Portavoce? È uguale. Oh, tu porti la voce. Senti, Anna Rosa. Senti, Anna Rosa, il significato della festa delle donne per voi donne? Beh, la domanda diciamo che è un po' difficile. Per noi questo giorno vuole essere soprattutto un modo per omaggiare le donne, ma non solo le donne, anche tutti gli uomini che credono nel valore delle donne. Bellissimo. E questa sera vuole essere, insomma, abbiamo organizzato questo evento per stare un po' insieme e per restituire, insomma, tutta la cittadinanza di Monte Sant'Angelo, soprattutto a chi intende partecipare, un maggior senso di socialità, perché a Monte manca proprio, secondo me, anzi secondo noi, vero, la voglia di stare insieme e di creare qualcosa per insomma migliorare il paese e la nostra crescita, fondamentalmente. Verissimo, benissimo. Sì. Verissimo, brava, viva le donne, dalla prima retta di Anna Rosa di Tilak, preghiamo, in piedi, preghiamo. Devo aggiungere, ragazzi, che tutto quello che ha detto Anna Rosa sta scritto dietro l'iPad. Non è vero, ragazzi, noi diciamo. Eravamo detto che non dovevamo fare domande difficili. È vero, scusate, ho fatto la domanda difficile. No, non è vero, è una bella. Ragazzi, noi diciamo 8 marzo tutto l'anno. Quindi, viva le donne. Lucrezia. E la cosa che ci ha fatto più scandalizzare è stato che il 4 siamo scesi in piazza, abbiamo regalato un mazzo di mimosa a tutte le donne. Ma ci vuole chiamare da fece il catto a me, ma pure voi, io non lo so. E praticamente le donne, ma anche gli uomini, non si avvicinavano, avevano paura di dover dare dei soldi per il mazzetto di mimosa. Sta la crisi, voglio dire. La crisi è in vivo, prima di parlare. Dai. Che avevamo da dire, è stato brutto, e quindi speriamo di far riacquistare un po' di fiducia anche nel nostro gruppo, il gruppo Tilak. Infatti, bel gruppo, complimenti, donne. Grazie. Molto attive, un bel gruppo di donne, ci voleva proprio. Aspettiamo sempre più donne. Iscrivetevi all'associazione Tilak. Se siete uomini, no, però diciamo che stasera devono venire anche gli uomini, perché devono venire ad ascoltare soprattutto e a capire il mondo femminile, diciamo. È un po' difficile, però ce la faremo. Per gli uomini, infatti. La manifestazione è nata per ovviare alle solite feste tra donne, infatti, bravissime, questi luoghi comuni, io non lo so. Ragazzi, mi avevano chiamato per fare il palo, però poi... Però per la rapina. Per la rapina. Vai, passiamo. Bene. Posso mettere i geli d'Irlanda di Fiorella? Ah, bravo, baci. In più l'evento poi è stato anche finanziato, a parte patrocinato dal comune, è stato finanziato da, perché alla fine della manifestazione ci sarà un banchetto. Ah, è vero, è vero. E c'è il forno Chichino che ci ha messo a disposizione pizze, panini. Bene. E poi abbiamo il pesciuttificio San Michele che appunto ci ha messo a disposizione un panino. Bene, panino, forno Chichino, giustamente. C'è
che con una cantina che ha lui nel suo locale ci ha messo a disposizione un paio di 6 bottiglie di vino. Ah. E anche Domenico del Dragon, Domenico Prezzi. Ah, il nostro Domenico. Ciao, ciao Domenico, ciao, ciao. Ciao, i soldi fanno vedere. Io saluto, no, bella, bellissima cosa. E in più salutiamo anche tutte le donne del gruppo Telac che stanno a Lucia, è vero, è vero, è vero, Lucia, ciao. Ciao. Tutte le donne che sono fuori, un abbraccio, in piedi, in piedi, Lucia, buongiorno. Preghiamo. Bene, grazie donne, rimanete con noi a commentare delle notizie, ci vediamo fra un po'. Andiamo! Corriere della Sera. L'alto là del PDL al governo. Alfano fa saltare il vertice dei leader a Palazzo Chigi. L'8 marzo, eccolo qua, la fotonotizia del Corriere della Sera con tutte le foto delle donne. Andiamo, Matteo, andiamo. Vai Maria, vai. Corriere del Mezzogiorno. Prima, perché stamattina lo vendiamo come niente. Oh, perché? Che c'è? I bambini. Ah, è vero, i bambini. Votare donne per legge, 8 marzo si firma per la doppia preferenza. Se passeranno le norme sarà obbligatorio scegliere entrambi i generi. Benissimo, quanto è costato Lorin Mazel? Un altro scontro, sempre a Petruzzelli. No, l'assicurazione. Sì, sì, allora, sì. La Repubblica, Giustizia e TV, Berlusconi sfida Monti, il premier pronto a cambiare i vertici Rai, e sulla Fiat convoca Marchionne. Tangenti a Milano, sistema PDL Lega. Ha capito la Lega? Noi! Dica a me! Abuzzo! Mi piace, no! Roba da matti! E poi fanno pure i moralisti! I moralisti fanno! Hai capito? Andiamo Marì, andiamo! Chi i soldi li sfrutta di destra? Vai avanti! Ah, è vero, il fatto dello sfruttamento dei soldi. Lo dobbiamo dire. Ho fatto la busta. Dopo, lo diciamo dopo. Bari! Petruzzella, allarme sul B-Fest, la regione conti mai visti. L'assessore regionale Godelli contro Emiliano, il sindaco non conosce i propri doveri. Bene, si continuano proprio a massacrare. C'è la crisi, faccio il parcheggiatore. La caccia, ma sembra gli occhi di Matteo il Cecato. Di Matteo il Cecato. Che non è Matteo Catenaccio, quello del... Oggi lanciamo la nuova sigla. Oggi lanciamo la nuova sigla. Là, il mattinino, bello ristretto. Comunque stai facendo sempre più piccinino. È vero, sì, fra un po' faranno proprio. Adesso l'attacco invece, ho fatto una dopo. No, è tornato. Gli giorni scorsi, hanno fatto uno. Hanno fatto a colori. Fai le fotocopie, lo vendi. Invece questa volta è tornato a colori. Benissimo. Amica, i privati allungano le mani. Ci hanno licenziato e noi rubiamo. I malviventi sorpresi a rubare l'auto fuggono con le buste della spesa nella vettura. Dove è successo questo? A Cerignola. Sempre perché mille volte della festa della campagna, mettete la città davanti alle notizie, che ne i mille volti della festa della donna in Capitanata, alle pagine 11, 12, 13, 14 e 15. È giocato su una rotta di Bari. Gazzetta di Capitanata, crollo delle palazzine, forse una fuga di gas a Torre Maggiore. Sul luogo della tragedia sequestrate 3 bombole, una tragedia a Torre Maggiore, la morte di 2 persone, gli inquirenti sono al lavoro, mannaggia. Mettiamo quello che le donne non dicono. Quello che le donne non però dicono. Però le donne devono dire. Devono dire. Bravo, infatti. L'8 marzo delle emarginate, festa della donna, il dramma delle piccole rom che mendicano per strada. Terzo incendio in pochi mesi, rifiuti in fumo nella discarica di Passo Braccioso a Cerignola, dove va a scaricare tutto il Gargano. Sì, fra un po'. Se si ferma Cerignola, noi ce ne andremo ad Alghero, in compagnia di uno straniero. Benissimo. Pagine Gargane. Ah no, la festa delle donne, CGL, qui lo sfruttamento è rosa e la CISL oggi va in visita alle 40 detenute del carcere di Foggia. Il comune, liberate la Urru. Ma non si è capito sta storia della Urru. Se è stata liberata, non è liberata, non l'abbiamo capita. Incastrato dai vicini, finisce in manette. Topo, d'appartamento a Manfredonia. Peschici, nonnina, tornerò a trovarti dopo la tournée. L'ultima promessa di Dalla a Mammain. Bene. San Giovanni, l'emergenza neve ha messo in ginocchio la nostra zootecnia. Un consigliere dell'UDC a San Giovanni, li ha autorizzati alle fracchie.
San Marco in Lamis resi noti i nomi di chi potrà costruire le tradizionali torce di Pasqua. Bellissima Pasquale, la tradizione delle fracche a San Marco in Lamis. Scusa, intesa pubblico e privato per innovabili innovazioni sulla pesca. Scusate, sigla siglato, va bene, uscirò a questa mattina. La pesca o la pesca? La pesca, la pesca. La pesca, la pesca, 3 kg le pregoghe. 3 kg. Vediamo chi vuole le pregoghe. Dice Matteo, fammi sciogliere, fammi sciogliere, fammi sciogliere. Vai, sciogli le trecce ai cavalli. La pesca del cefalò. Bene. Il cefalò. Smettetela. Devo dire che intesa, il porta salame ha avuto molto successo. Intesa, pubblico e privato. La custodia. Ehi, ragazzi, parliamo. Salva salame. Intesa, pubblico e privato per innovazioni sulla... pesca. Ciao, siglato al comune un protocollo per un partenariato. Benissimo. Ma vedono ogni santi sono troppo. Lucia vi ha appena mandato 23 cooperative di pesca. Ora il consorzio a Vieste va ampliato il centro riabilitazioni anziani. L'appello del vescovo al vescovo Monsignor Castoro dai vertici della Fondazione Turati. Servono almeno 60 posti. Mamma mia. L'attacco troppo sole queste donne. Silenzi e paure anche tra di loro. Forse avremo più spazi in strada. Casillo bussa a soldi, nessuno risponde. Bene, bene. C'era. Non c'è niente. L'articolo sulle tue che c'era ieri, è vero. L'appuntamento è stato dato ieri. Praticamente ieri. Sì, l'hanno dato ieri. Salutiamo quelli dell'attacco e ringraziamo. Ciao. Oh, abbiamo terminato. Andiamo con le rubriche del Garganico. Gli auguri di oggi sono per Emanuele Nagosan Brescia. Allora, Dino Marino. Dino Marino, il consigliere regionale. Auguri di buon compleanno. No. Giovanni Mangano. Giovanni Mangano. Ciao Giovanni. Pasquale Sacco alias Banana, dove lavora a macchia. Ciao Pasquale, ciao, auguri. Pasquale, ciao. Luca Giordano. Luca, auguri. Danilo Mottola. Danilo, auguroni di buon compleanno. Giuffreda. Raffaella, che sta a Macerata, un saluto affettuoso. È uno dei Matteo. Ciao. Uno dei tanti Matteo Todor. Della saga dei Matteo Todor. Benissimo. Oh, andiamo all'applicazione del giorno, 8 marzo. L'Apple. Ieri hanno presentato l'iPad 3. E direttamente dall'iPad 3 ci arriva l'applicazione. L'Apple ci fa un'applicazione. Un'applicazione tutti i giorni. Eccola qua. Ai donne. Applicazione per ricordare che senza donne il mondo sarebbe sicuramente un posto peggiore. Grazie per quello che fate, soprattutto che esistete. Buona festa della donna. Cosa hai fatto lì? Ma zitto, per sapere di più, vi siete tu udinazionale.org. Queste due le conosci, Matteo? Matteo, dai, dove l'hai presa questa? Matteo, auguri a tutte le donne. Scaricate le nostre applicazioni. Sono a gratis, non si pagano. Soprattutto in tempi di crisi, è una cosa buona. Bene, tempo di crisi. Ah, il siamo stati ascoltati. Ragazzi, questa è una cosa allucinante. Allora, noi potete sapere che tutti i giorni diciamo mandateci una cosa di soldi, scherzando, mandateci una cosa di soldi sulle 100 euro, scrivete un saluto agli amici delle dico del Gargano e mandateci i soldi. Ci hanno ragazzi, ci hanno inviato i soldi, dov'è la busta? Ci hanno mandato i soldi. Eccola qua, eccola qua. Io non ci potevo credere, non ci potevo credere. Ieri è arrivata. Oggi è piccola piccola lettera. Oggi chi è? Che cos'è? Senti, vediamo il. Viene da Jesolo. Jesolo. Non diciamo più niente. Diciamo che si chiama Raffaele. Raffaele, sei Raffaele. Un grande. Sei un piccolo contributo per l'edicola semiserie. C'è crisi. 20 euro. Ciao, un caloroso saluto, Raffaele. Poi c'è, se vi arrivano dite il codice LR62. LR62! E che c'ha scritto? Prendete esempio! Che cosa ha scritto? Ha scritto solo, non vi montate la testa. Fammi vedere! No. Prendete esempio! Cioè, grazie Raffaele! Pure da Franca, pure i 65 a Franca. Ma non mi i soldi a voi, lasciate per 50 centesimi, dateci 20 euro e 50 centesimi. Ragazzi, è geniale. C'è anche il gruppo Tila. Lo credo, vedete qua, vi benedico. Dici, mangio pure i soldi.
Benissimo, oh, abbiamo terminato. Matteo, volevamo vedere la copertina del... No, volevo fare un brindisi. Un brindisi, brindisiamo, brindisiamo. No, il vino. Perché qua ieri abbiamo fatto vedere il salva salame di gente con dietro la passerina. Oggi c'è il vino, la passerina. Bevete la passerina che è molto buona. Non di... Ehi, la passerina è buonissima. È ottima la passerina. Oh, sta... va bene. E il pesce! Vuole! Io ci faccio tre puntate in una. Il pesce! Sali su giù per me. Bene, pesce, dobbiamo fare la rubrica. Oggi che cos'è? Oggi che cos'è? Oggi è giovedì. 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 Cosa mangiamo? La pasta asciutta. Come ogni giovedì che si rispetti, pasta asciutta. Senti, una cosa che... Ma lui viene un segreto, per fare la pasta asciutta. La carne è buona, la carne nostrana. Vogliamo dire anche il pomodoro non acido? Il concentrato. Il concentrato. Le nostre nonne lo stendevano al sugo. Ah, il segreto sai qual è? Mettete lo zucchero nel sugo. Una punta. E chi c'ha di fiore nei vostri cannoni? Mettete, com'è? E chi c'ha il diabete si rifina. Benissimo, abbiamo finito. Senti, mi servivamo ancora un sacco di robe, la rubrica delle cose. E vabbè, se YouTube ci mette 3 ore per caricarlo, non è colpa nostra. Ragazze, auguri a tutte le donne, buona festa delle donne, buon 8 marzo. Vi aspettiamo. Viva le donne, 8 marzo, tutto l'anno. Aspettiamo stasera alle Clarisse. Alle Clarisse alle 7, 19. Speriamo che ci siano. Speriamo. No. Giovanni, attenta, ne chiami. Mannaggia. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, buona giornata a tutti, a domani. Sigla. Lasciatemi. Lasciatemi sfogare con un forcone in mano. Io pago un prezzo caro. Sono montanaro. Un giorno a monte c'era la pretura, ma qui da noi certo poco dura. L'emorragia continua qua al sinistro. Ti fai rubar l'ufficio del registro. Ti fai rubar l'ufficio catastale. La stessa sorte tocca all'ospedale. Quanto fa male. Ci cade a pezzi anche il bel castello. Farà la fine del nostro macello. Che bordello. Tutto va bene, non c'è mai discordia. Rischiamo di far la fine della concordia. Apriamo gli occhi un pochino. Qui siamo tanti succhettino. Ah no. Chi dice che qui a monte stiamo male si sbaglia, perché in zucca abbiamo sale. Ne abbiamo tanto che per farla breve lo utilizziamo solo per la bene. Lasciatemi sfogare con un forcone in mano. Io pago un prezzo caro. Sono un montanaro. E teniamo la capatosta, vai maestro. Gli elefanti, i pomponi.